Un giorno in Calabria per parlare di pari opportunità. L'ex ministro del governo Renzi, Maria Elena Boschi, ha partecipato stamattina ad un incontro pubblico sul tema Rocciola Ionica, ospite dell'emittente In Rosa Femmina TV. In un momento in cui il Partito Democratico e la sinistra in generale attraversano un periodo di grave crisi, l'occasione è stata anche per ascoltare la voce delle associazioni del territorio e discutere di quello che è stato fatto nei 5 anni dell'esecutivo a trazione PD. Ma è anche un lavoro che va in continuità con l'impegno degli ultimi 2 anni al governo, qui nella Locride, il progetto su San Luca, il progetto comunque che abbiamo cercato di portare avanti in tutta la provincia di Reggio Calabria, riprendendo anche i rapporti con le scuole come primo punto di ascolto per tante ragazze che magari proprio lì riescono ad aprirsi, a raccontare le loro difficoltà, le loro criticità. E spero che vengano presto attribuite le deleghe sulle pari opportunità, che ancora sono solo sulla carta, al sottosegretario Spadafora, ma non sono effettive, che possa essere nominato il capo dipartimento al più presto, che possa essere ripreso in mano un dossier che quasi 2 mesi dall'insediamento del nuovo governo sembra essere sparito dalla priorità dell'agenda. Ilario Balì, per la CNews 24.